E allora Lorenzo, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati cari amici all'oroscopo musicale. Oggi 5 febbraio è il compleanno di un grande conduttore televisivo che fu definito l'erede di Corrado. A Roma nel 1958 nasceva lui, Fabrizio Frizzi. Tanti tanti auguri. Figlio di Fulvio Frizzi, un distributore cinematografico di Bologna e direttore commerciale della Cineritz. Fabrizio Frizzi si diploma al liceo classico per poi iscriversi a giurisprudenza presso la Università Sapienza di Roma, ma lascia gli studi dopo aver sostenuto 4 esami. Inizia la sua carriera da giovanissimo nelle radio e nelle TV private. Coltiva anche un paio di esperienze teatrali con delle commedie di Dario Fo. Nel 1980 approda in Rai, in programmi per ragazzi Il Barattolo e Tandem, sempre per un totale di 5 edizioni. Nel 1985 conduce Corrida della Chiesa, un programma per ragazzi dal titolo Pane e Marmellata, affiancata da Elisabetta Gardini. Dello stesso anno diventa il conduttore ufficiale per 15 anni del famosissimo concorso di bellezza Miss Italia, oltre le 3 prime edizioni di Miss Italia nel mondo. Terrà anche a battesimo il programma più longevo della Rai 2, ideato e a regia di Michele Guardì. Il programma è I Fatti Vostri. Michele Guardì gli affida anche la conduzione in prima serata di uno dei programmi più in della Rai, il programma Scommettiamo Che. E qui devo dire che io sono stata protagonista con la fisarmonica per tante edizioni e ho avuto il piacere di conoscere Fabrizio e posso risottolineare che era una persona veramente eccezionale, di gran cuore. Fabrizio si cimenta per la prima volta nel doppiaggio, prestando voce al protagonista, lo sceriffo Woody, di Toy Story, nelle 3 edizioni italiane e canta con Riccardo Cocciante uno dei brani compresi nella colonna sonora del film dal titolo Hai un amico in me. Nel campo attoriale, poi nel tempo, ha ancora grandi e belle soddisfazioni. Dal 15 giugno 2015, insieme alla ex moglie Rita Dalla Chiesa, conduce il nuovo programma La Posta del Cuore. Poi conduce su Rai 3 Vedi chi erano i Beatles, in occasione del 50° anniversario dei concerti dei Beatles in Italia. E a settembre 2015 sostituisce definitivamente Carlo Conti alla guida del programma L'Eredità. Il 23 ottobre del 2017, durante la registrazione di una puntata dell'Eredità, Frizzi viene colto da una lieve ischemia cerebrale e viene ricoverato al Policlinico Umberto I. Dopo però un breve periodo di riposo, Fabrizio Frizzi torna al timone del programma L'Eredità. Il 25 marzo 2018, 5 mesi dopo l'ictus, durante la messa in onda del suo programma, le sue condizioni peggiorano improvvisamente e viene ricoverato d'urgenza per emorragia, dove però non supera la crisi e muore la mattina dopo all'età di 60 anni. La RAI decide di intitolargli gli studi della DEAR, appunto rinominati Studi Televisivi Fabrizio Frizzi, come segno di affetto e di riconoscimento. Sopra la porta dell'ingresso dello studio dove si registra il programma L'Eredità è stata affissa la sua maglietta di pallacanestro numero 10, perché per più di 15 anni Fabrizio Frizzi è stato presidente della Nazionale Artisti di Pallacanestro. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, vi aspetto in tanti e la prossima volta. Buon pomeriggio a tutti da me, Silvia Pagni. Ciao!